Dopo il corroborante successo esterno con il Popoli, il Sant'Anna torna a calcare il terreno amico dell'omonimo impianto chietino, cercando importanti conferme dopo essere diventato a tutti gli effetti il principale rivale della battistrada Scafa, che dopo il pareggio del turno precedente è diventata improvvisamente un'avversaria ancora abbordabile. La truppa del presidente Perilli, affidata da alcune settimane alle cure del tecnico calciatore Santarelli, sembra aver trovato la giusta continuità in attesa di puntellare alcuni reparti nel mercato di riparazione, in modo da affrontare il girone di ritorno con le carte in regola per i discorsi d'altissima quota. Sul sintetico teatino i padroni di casa sono chiamati ad una sfida teoricamente abbordabile, visto che il Roseto 1920 avversario odierno è relegato in penultima posizione e non sembra attrezzato adeguatamente per reggere l'urto delle devastanti bocche da fuoco chietine, che in effetti dimostrano subito il loro valore, regalando il primo dispiacere di giornata all'estremo avversario, costretto alla prima capitolazione domenicale dopo appena un giro di lancette dal fischio d'avvio del signor Torricella di Vasto. E Mamarella ad aprire le danze, gonfiando la rete teramana, approfittando del prezioso assist al centro di Castropaolo, che costringe Cerasi ad uscire dai pali e a favorire indirettamente lo stesso Mamarella, che può depositare indisturbato nella porta rimasta sguarnita. Castropaolo comincia a diventare una vera e propria spina nel fianco per la difesa rosetana, che pochi minuti dopo vive momenti di apprensione sul destro a rientrare del mobilissimo attaccante di casa, che spedisce di pochissimo oltre il secondo palo. Poco dopo la retroguardia rosetana deve fare gli straordinari per arginare le stoccate ravvicinate di Mamarella, Daniele D'Alessandro e Di Muzio, che cercano di depositare in rete da distanza ravvicinata. Il monologo dei padroni di casa prosegue con il destro da limite di Vespucci, sul quale Cerasi riesce ad opporsi limitando i danni. Dopo l'iniziale sfuriata dei padroni di casa, la truppa del presidente Abate riesce a guadagnare metri nella metà campo rivale e a prodursi in qualche timido tentativo che non scuote più di tanto l'estremo di casa Predescu, che al tredicesimo non corre rischi sul tiro cross di Ricciutelli, il quale sorvola i legni della sua porta e poco dopo osserva senza intervenire un nuovo pallone che sul piazzato di Voceri si alza ancora sul bersaglio grosso. Agli sterili assalti rosetani il Sant'Anna risponde fragorosamente con due reti in rapida sequenza di Castropaolo, che chiudono con largo anticipo la pratica Roseto. Il numero 11 di casa certifica il raddoppio, che si manifesta al 26esimo con un guizzo in area tra due avversari che sorprende l'estremo ospite freddato da distanza ravvicinata. Il tris di squadra, seconda realizzazione personale, arriva invece al 29esimo con un preciso diagonale in area che va a chiudere l'ottimo scambio con il compagno di squadra di Muzio. Se la reazione del Roseto viene vanificata dall'ottima opportunità di Di Matteo, che calcia le ortiche davanti a Predescu, il Sant'Anna non si fa pregare e sul successivo affondo nella metà campo avversaria confeziona il quarto sigillo domenicale, autografato da Di Pompeo, che al 36esimo porta la quaterna teatina con un beffardo colpo di testa che scavalca l'estremo ospite su una precisa pennellata dalla sinistra di Vespucci. La frazione va a chiudersi con un nuovo affondo teatino, stavolta senza esito, da parte di Vespucci, il cui diagonale è disinnescato dal reattivo intervento di Cerasi. Così come accaduto nel primo atto, anche l'affondo inaugurale della ripresa coincide con una rete del Sant'Anna. In questo caso si tratta del quinto sigillo, che viene apposto da Mamarella, il quale realizza il suo bis personale con un tocco vellutato sulla pennellata dalla sinistra di Vespucci. Il dominio della squadra di casa è indiscutibile e nelle fasi successive il punteggio potrebbe rimpinguarsi ulteriormente. Al nono la sfera va a scheggiare la parte superiore della trasversale, mentre al 18esimo l'uscita di Cerasi si rivela decisiva per arginare la corrente Orsini, ottimamente lanciato da Mamarella. Il Roseto cerca disperatamente di dare un senso alla propria giornata, ma gli affondi della squadra di mister Iachini non sono particolarmente graffianti. Al 20esimo, ad esempio, Predescu assiste passivamente al diagonale dal limite di Lemeti, che si spegne oltre il palo più lontano. Il Sant'Anna, d'altra parte, non è ancora sazio del tutto e infatti confeziona il sesto sigillo con lo scatenato Mamarella, che al 27esimo certifica la sua tripletta personale con un tocco facile facile davanti alla linea di porta. Scontati in questo caso i ringraziamenti per lo sgusciante Castropaolo, protagonista della fase propedeutica nella quale si rivela devastante e imprendibile per la frastornata retroguardia rosetana. I ragazzi di mister Santarelli non sono ancora soddisfatti e cercano di far lievitare ancora il punteggio, ma sia il 33esimo e la traversa ad opporsi al destro in aria dello straripante Castropaolo. Poco dopo è la mira non ottimale del neoentrato Mattia D'Alessandro, che svette in area ma spedisce a fil di palo e non causa il nuovo spiacevole ricordo all'estremo ospite. Prima del rompete le righe, la rosetana tenta un nuovo affondo con Predescu, che giustifica finalmente la sua presenza tra i pali, opponendosi al temibile diagonale dell'avanzato Farina.
Cristian Perilli è il presidente del Sant'Anna. Una partita che si è messa subito in discesa, dopo un minuto e mezzo già stavate in vantaggio di un gol. Niente, vabbè, partita diciamo con risultato positivo da parte nostra. L'obiettivo è quello di recuperare il più possibile la distanza dalla capolista, che meritatamente si trova in una posizione che spetta a loro. Noi cercheremo di fare il massimo per poter recuperare, naturalmente cercando di raggiungere il nostro obiettivo, che era quello all'inizio dell'anno, di fare il salto di categoria. Non sarà una missione semplice, però l'entusiasmo, la voglia della società continua a rimanere quello, anche se abbiamo fatto diverse scelte di natura tecnica, dove la società è pienamente soddisfatta, e quindi di conseguenza cercheremo di continuare a lottare per il raggiungimento dell'obiettivo che già dall'anno scorso volevamo raggiungerlo. Forse qualche rammarico per i punti persi un po' per strada? Ma diciamo che rammarico sempre, però diciamo che i punti sono stati quelli lì, vuol dire che sostanzialmente all'epoca ci siamo meritati di raccogliere quei punti. Di conseguenza, come si dice, la palla è tonda, non si può dare nulla di scontato. Il campionato è abbastanza equilibrato, non è detto che si può vincere facilmente o meno tutte le partite, anche perché onora tutte le altre società che sono lì per lo stesso motivo nostro. Siete tornati sul mercato, Presidente? Allora sì, noi discorso mercato ce l'abbiamo aperto, stiamo cercando dei giocatori, soprattutto nella fase offensiva. Non è un'operazione semplice, ci stiamo lavorando su, sperando di portare in squadra ragazzi che potrebbero non semplificare ma migliorare la nostra situazione. D'altronde che è un po' noto a tutti il nostro limite principale, quindi di conseguenza stiamo lavorando per risolverlo. Non è detto che ce la faremo, però l'obiettivo della società è di portare a casa uno o due giocatori per cercare di crescere meglio. Quindi finora ancora niente? Nulla di concreto, siamo ancora alla ricerca, e quindi di conseguenza non è semplice, anche perché cerchiamo giocatori in grado di poterci dare quel qualcosa in più, e non è semplice trovarli sul mercato, soprattutto in questo periodo dell'anno, che è quel ruolo che serve a noi. Quindi di conseguenza non sarà semplice, però ci proveremo.